Questa è la struttura, invece stiamo lavorando su un Holon 6, un lavoro più semplificato rispetto all'Holon 8, perché invece di avere 8 impianti ce ne sono 6. 6-8 impianti dipende, delle volte non sempre riusciamo a metterne 8 di impianti, specialmente in quei casi non si può fare il grande rialzo di seno mascellare, casi in cui l'osso è stato perso in maniera verticale, e quindi si vanno a mettere dei denti che sono più lunghi rispetto alla lunghezza dell'impianto dentale, cioè l'impianto dentale non può essere più corto della lunghezza dei denti, altrimenti si rompono. Quelle che vediamo qua sono i denti, in trasparenza si vede la struttura sotto che poi sui quali si posizionano i denti. Stiamo progettando praticamente i volumi dei denti dai quali poi deriva i volumi della struttura interna. Questa è la struttura interna che dovrà reggere poi i denti che vengono applicati sopra, che possono essere per esempio in resina, in pecton, in composito, possono essere in ceramica, dipende, ci sono tanti materiali che possono essere utilizzati. Tutto dipende da quello che si vuole ottenere. Ci sono i pazienti che vogliono denti resistenti oppure denti estetici. Per i denti poi bisogna dare una struttura sotto che sia resistente. Vediamo che, visto dalla parte occlusale, deve mascherarsi all'interno dei volumi dei denti la struttura. Se andiamo a vedere la struttura all'interno, quella va a calzare, a far calzare poi le capsule che vengono montate o che vengono stratificate nel caso della ceramica sopra a questi supporti poi dentali. È importante poi andare a verificare che la struttura sia distribuita sugli impianti dentali. Vediamo gli impianti dentali che sono posizionati in delle zone strategiche, gli impianti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sui quali devono reggersi, che devono reggere appunto la struttura. Quindi gli impianti reggono la struttura regge gli impianti. Tutto chiaramente guida l'osso, nel senso gli impianti si mettono là dove c'è l'osso. Poi noi dobbiamo fare comunque i salti mortali cercando di orientare gli abutment, i pilastrini, là dove dovrebbe andare il ferro di cavallo della struttura. Questo con l'aiuto del computer risulta essere un processo molto molto più semplice. Un saluto qua dal laboratorio del nostro policlinico, io sono il dottor Palmas e qua stiamo mandando in produzione adesso una prelavorazione, una simulazione di quello che poi sarà il lavoro definitivo, così vediamo poi in bocca se va bene quello che stiamo definendo. Fare lavori estremi di riabilitazione della bocca significa comunque ritrovare le coordinate della masticazione del paziente e andare a simulare quella che era la natura per il 90%, delle volte per il 100% in un apparato che è stato completamente distrutto. Un saluto.